Buongiorno, siamo qui in compagnia di Lorenzo Suraci, che è il presidente del gruppo RTL 102.500, che comprende fra l'altro Radio RTL 102.500, la radio più ascoltata in Italia, e con lui che di radio se ne intende volevamo un po' capire meglio, noi che siamo analisti della società italiana, che cosa è successo negli ultimi anni, che cosa sta succedendo alla radio e soprattutto che cosa immaginiamo che possa succedere per il futuro. E quindi la prima domanda che le voglio fare, Presidente, è come ha fatto la radio a sintonizzarsi con i cambiamenti negli stili di vita e nei consumi digitali degli italiani? Gli italiani sono cambiati, siamo nella digital life, ma la radio continua a fare tanti ascoltatori. Come avete fatto? Tutta una domanda messa insieme e spero di riuscire a risponderti su tutto. Allora, principalmente era considerata la Cenerentola. La radio è sempre stata considerata, quando abbiamo iniziato noi, la radio, la Cenerentola, sai, la televisione che comunque esplodeva in tutto e per tutto. Poi ci siamo accorti che col cappero la Cenerentola, la radio, comunque vuoi per la musica, vuoi per l'informazione, vuoi per il parlato, mio papà mi diceva che con la voce si fanno i colpi di Stato, perché lui ha vissuto Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, per cui diciamo che questo messaggio qua mi ha sempre preso fin dal primo giorno, perché la potenza della voce, va bene, è una cosa importante. Per cui la radio è cresciuta, anche oggi ormai si parla, la digitalizzazione della radio, la digitalizzazione del sistema. Allora, principalmente noi di questi 100 anni siamo stati i primi a digitalizzare la radio prima della televisione. Perché ricordo a tutti quanti voi che la prima autorizzazione per fare la radio DAB, la radio digitale, l'ha avuta il nostro consorzio, che è il consorzio di Eurodab. Per cui noi siamo in digitale prima che avvenisse lo switch off del digitale televisivo. Per cui il digitale televisivo è stato un fatto importante. La digitalizzazione della radio è stata una cosa che, insomma, ancora oggi purtroppo siamo carenti di norme, ed è questo un po' il nostro problema, il problema della radio, quando si parla addirittura di una trasformazione della radio in digitale. Non è una trasformazione, è semplicemente un'innovazione tecnologica che si chiama digitale, per cui la radio è sempre quella. Infatti noi abbiamo l'FM che è analogico, abbiamo i messaggi, abbiamo i WhatsApp, abbiamo le telefonate in diretta, più analogici delle telefonate in diretta, però questa è stata sempre la nostra forza, che la radio ha sempre mandato in diretta, va bene, gli ascoltatori, ha sempre parlato in questo sistema diretto, cioè c'è un terremoto? Si spegne la luce? L'unica cosa che si può ascoltare, parlo purtroppo di brutti fatti, è la radio. E questo l'abbiamo documentato in tante occasioni, in tutti questi anni qua. Per cui questa è la radio e sono 100 anni. Vabbè, speriamo di attraversarne altri 100, perché comunque la radio, a differenza del passato, non è in salute di più. Qualcosa me l'ha già anticipato, il fatto, la prossima domanda che le volevo fare è: quali sono gli ingredienti fondamentali di un programma radiofonico di successo? Questa sintonia continua con gli ascoltatori, questa presenza H24, che cosa altro, lei che segue anche la sua radio, che cosa altro direbbe? Sono tutti questi tre fattori che debbono essere tenuti sempre presenti, va bene, nonostante i 100 anni, perché sai, interagire con gli ascoltatori è una cosa antica? No, è una cosa modernissima, perché comunque una volta si interagiva con gli ascoltatori quando li invitavi in studio. Ci ricordiamo delle prime cose che faceva la RAI, la corrida piuttosto che. Poi c'è stato il telefono. La possibilità, poi sai, comunque RAI è stata sempre un po' restia nel mandare in diretta gli ascoltatori. La radio no, perché la radio è un po' è nata, si è cresciuta in questo modo qua. Per cui per noi radiofonici, e noi siamo stati fra i primi a far radio, è stata una grande forza il fatto di invitare la gente dal vivo. Così abbiamo continuato, così abbiamo intenzione di continuare, solo che oggi ci sono delle tecnologie che favoriscono sempre di più
sempre di più questa interazione. Come vedi, in questo momento stiamo facendo radio, stiamo facendo un'intervista, stiamo facendo televisione, non lo sappiamo, però sono tutti questi ingredienti messi insieme con un telefonino e con una persona che ci sta registrando in voce e in audio. Allora, voi in siete... voce e in immagine, in video. E questo anche qui. La radiovisione, voi siete stati i primi, avete inventato il termine, siete stati i primi che vi siete proposti anche con immagini video, adesso la fanno tutti la radiovisione. E allora la domanda che mi viene un po' spontaneo farle è: che cosa ci aspettiamo per il futuro? Una radiovisione sempre più, diciamo, sempre migliore, sempre messa a punto, sempre meglio, eccetera? Oppure già ci immaginiamo una nuova frontiera per la radio e già voi state ragionando su delle cose nuove? Guarda, con un pizzico di presunzione devo dire che questo discorso di radiovisione per noi è iniziato nel 2000, per cui ormai sono passati 20 anni da quando abbiamo iniziato a fare radiovisione. Il problema è che questo termine l'abbiamo un po' coniato noi, va bene, copiando un po', diciamo, il discorso RAI, no? RAI, Radio Televisione Italiana, RAI, Radio Televisione, cosa fai? Fai la radiovisione nel momento in cui alla voce dai un'immagine. Per cui l'obiettivo nostro qual è oggi? Che questa nostra scelta, che è vecchia di 20 anni, riesca a essere condivisa un po' da tutti i nostri colleghi, perché se è condivisa da tutti i nostri colleghi diventa una cosa fortissima. Peraltro ti dico che noi siamo fra i pochi, se non gli unici, che facciamo un discorso di radiovisione simulcast. Praticamente quello che va in onda in una radio è quello che va in onda nella televisione, è quello che va in onda su un computer, è quello che va in onda sul telefonino, è quello che va in onda dappertutto. Certo, è stata una scelta coraggiosa, però sai, con un pizzico di presunzione ti posso dire che è stata una scelta che passano gli anni e non ci siamo ancora stancati, non pensiamo di aver raggiunto un risultato, perché noi il risultato ce l'avremo nel momento in cui tutto il nostro comparto radio, speriamo, farà come noi, cioè la radiovisione. Ma questo per adesso la RAI fa visual, come si chiama? Visual radio. Vabbè, mi sembra anche questo messaggio, che è anche un po' un messaggio comunitario, di comunità delle radio, mi sembra un messaggio comunque positivo, insomma, bello. E vabbè, un'ultima domanda che è anche una curiosità, mi sembra che anche qui in qualche modo lei abbia anticipato, e c'è chi dice che la radio finirà, c'è chi dice che sarà sostituita da Spotify o piuttosto da altre piattaforme, diciamo, che offrono contenuti musicali, quale può essere, insomma, diciamo, la risposta di un imprenditore che fa radio in questo momento? Guarda, io voglio risponderle educatamente a questa domanda, perché la mia risposta potrebbe essere solo una risposta veramente offensiva anche nei confronti di tutte queste piattaforme, per l'amor di Dio, saranno plurimiliardari, saranno oggi, conquistano il mondo, comprano tutto, però non pagano le tasse, non pagano. E questo purtroppo è un problema molto, ma molto, ma molto grave, e devo dire che la politica in questo momento dovrebbe svegliarsi, invece di pensare alle radio Instagram, alle radiovisioni Spotify, a questo, quell'altro, potesse finalmente fornirci delle norme principalmente che confermino il nostro operato e il nostro lavoro, mentre invece ancora pensa anche sul digitale, ormai siamo digitali da 20 anni, non c'è una norma precisa che regoli il nostro settore da 20 anni, è una roba proprio ridicola. Ma anche perché poi, alla fin fine, se ci ragioni bene, i giovani politici è tutta gente che ha 40 anni, non ti dico che sono nativi digitali, ma quasi, per cui non conoscono neanche, per esempio, il podcast. Cos'è il podcast? Erano le cassette che si facevano una volta, sono sempre fatte, è un mondo che gira. Gira la musica, gira la voce, girano i programmi, però sai, le cose di successo, guarda la corrida, la fanno ancora in televisione, e allora, come vedi, le cose belle, le cose che funzionano, vengono rifatte, vanno avanti, per cui anche la radio, secondo me, lunga vita la radio. Poi se Spotify dice che è l'ora che noi siamo morti, gli faccio un versaccio. Grazie Presidente, che ci mancherebbe, grazie a voi. In questa intervista, diciamo,
Abbiamo toccato sia gli aspetti sociali del consumo della radio, ma anche poi siamo arrivati anche a delle considerazioni più di carattere generale e anche un po' di carattere politico. Grazie. Prego, grazie a voi.